Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Comincia in altissimo con la musica dei solisti veneti di questo pomeriggio, il primo pomeriggio della Fiera delle Parole. Bisogna iniziare, come è necessario, ringraziando la più grande autorità presente quest'oggi, quella alla quale è rivolto lo spettacolo, cioè il pubblico. Quindi vi chiedo un applauso per il fatto di essere già presenti dalle 5 e un quarto di quest'oggi. Sappiamo bene che era le 5, adesso sono le 5:16 e quindi ecco. Realizzare una manifestazione come questa è il risultato di un concerto, appunto, di tantissime realtà che si mettono assieme, quindi proverò un attimo a dirvi che cosa succede partendo dalla più ovvia delle figure, cioè l'amministrazione comunale di Padova, e lo faremo attraverso l'autorevole voce dell'assessore Diego Bonavina, che chiamerei subito sul palco. Grazie mille. Buon pomeriggio, benvenuti, benvenuti alla fiera, benvenuti alla Fiera delle Parole. Ho il piacere di portarvi il saluto del sindaco Sergio Giordani, che non può essere presente oggi per purtroppo un concomitante impegno istituzionale. Però ne approfitto personalmente, perché per me è un'emozione enorme. Io per la città di Padova e in questa amministrazione mi occupo di varie tematiche. Quelle che mi sono più care sono sicuramente lo sport e la sicurezza dei nostri cittadini. E devo dire che ho ricevuto fortunatamente, grazie in particolare allo sport, ho ricevuto delle soddisfazioni enormi legate allo sport. Oggi ho la possibilità di vivere per un secondo da protagonista nel portarvi il saluto dell'amministrazione comunale della città di Padova, la possibilità di salire su un palco della Fiera delle Parole, che io prima da cittadino e poi da amministratore ho sempre visto come un avvenimento straordinario per la nostra città. E quindi per me, credetemi, è veramente un'emozione, una di quelle cose che mi porterò dentro e che oggi ringrazio, passatemi la battuta, il fatto che il sindaco Giordani non sia potuto essere presente qui personalmente. La Fiera delle Parole, che dire, 16ª edizione, un qualcosa che ci dimostra il fatto, grazie Bruna Coscia per tutto quello che fai assieme al tuo staff, grazie perché credi a questa manifestazione, credi essenzialmente a tutto quello che porta questa manifestazione. Se pensiamo che prima di questa maledetta pandemia la Fiera delle Parole portava a Padova circa 80.000 persone, quindi capiamo di che portata, di livello e che avvenimento stiamo parlando. Ci hai creduto, stiamo ripartendo, questa ripartenza tutti quanti ci domandiamo come sarà il futuro, perché oggi noi parliamo, quando parliamo del presente parliamo dei fatti, quando parliamo del futuro è chiaro che dobbiamo sperare in altrettanti fatti, ma quei fatti si costruiscono con le parole. E quindi credo che questo percorso che noi faremo fino al 3 di ottobre, in cui si succederanno su questo palco oltre 50 grandissimi artisti, musicisti, cantanti, autori di libri, e persone che sarà piacevolissimo ascoltare, le ascolteremo attraverso le parole che loro ci porteranno, perché il nostro futuro dopo la pandemia non sappiamo come sarà, non sappiamo se sarà più bello di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, se sarà diverso. Qualcuno ce lo potrà raccontare attraverso le parole. Ed ecco che entra il secondo aspetto che questa edizione della Fiera delle Parole, su cui si fonda questa 16ª edizione della Fiera delle Parole, ossia la gentilezza. Perché purtroppo noi viviamo un periodo storico nel quale, lo dico da cittadino prestato alla politica, viviamo una continua campagna elettorale, una volta soltanto in vista delle elezioni amministrative, comunali, qualsiasi tipo, solo in quel periodo si alzavano i toni. Adesso i toni sono sempre alti e le parole possono ferire. Le parole possono ferire perché possono essere offensive, ma possono anche essere dette in un certo modo. Ecco, credo che la ripartenza e la gentilezza nell'uso delle parole sono due argomenti importantissimi, mai attuali come in questo periodo. Quindi
L'auspicio mio è che dopo questa 16ª edizione della Fiera delle Parole possiamo essere tutti un po' più gentili con il prossimo, più gentili con se stessi, perché se si è gentili con se stessi probabilmente siamo anche più gentili con il prossimo. Non posso che in conclusione non ringraziare ovviamente la Fondazione Cassa di Risparmio per l'aiuto che ci dà nella realizzazione di questo evento che viene regalato, grazie appunto all'impegno dell'amministrazione comunale e della Fondazione Cassa di Risparmio, a tutta la città e non solo. Grazie. Ecco, ringraziamo l'assessore Bonavina, oltre alla Fondazione Cariparo da lui nominata c'è un'altra serie di figure che vanno ringraziate, c'è l'Università di Padova, ringraziamo il professor Telmo Pievani che ho visto qui ma senza che ha fatto cenno, quindi è lei, professore, salve, la Banca Patavina e poi ci sono i media partner che è Radio 3 e Radio Latte e Miele, poi c'è TMB Betto, Museo, trovate tutte queste informazioni lette non balbettate sui volantini che riceverete o su internet, la Camera di Commercio è stata nominata precedentemente. Perché ho iniziato a balbettare? Perché in questo momento, adesso io devo chiedere una gentilezza che credo costerà il mio posto, quindi nei prossimi giorni non mi vedrete più, c'è una persona che per mesi lavora alla realizzazione di questa cosa, perché ciascuno di voi per giorni possa assistere a questi incontri e possa insomma beneficiare di tutto quello che succede quassù, che è una donna straordinaria e per la quale chiedo un applauso, mi fa segno meno. Bruna Coscia, per favore. Buonasera, vi ringrazio tutti per essere qui. Voglio ringraziare il sindaco Sergio Giordani per averci creduto ancora una volta e tutta l'amministrazione comunale e tutte le persone che ha ringraziato Davide hanno la mia gratitudine. Ho tanta gente da ringraziare, i volontari, i musicisti, Davide. Tantissimi, e loro lo sanno, però io non voglio stare qui di più perché abbiamo un sacco di cose da fare. Quindi vi ringrazio tutti e buonasera e state bene. Bruna Coscia. Allora, come avrete visto su internet, poi sarebbe bello sapere da ciascuno di voi come avete scoperto insomma di quello che succedeva oggi, se attraverso i volantini, internet, insomma sarebbe bello, ma non facciamo in tempo. Siamo in attesa di un collegamento con una figura straordinaria della storia d'Italia, un regista simbolo del cinema e che ha cambiato la storia del mondo attraverso il cinema, che non è una cosa facile. Nell'attesa di questa cosa abbiamo il privilegio di poter ascoltare ancora per un momento la musica dei Solisti Veneti. Thank you.
Mi sentite? Mi hanno acceso il microfono. No, volevo chiedere una parola di quelle che si chiedono dal pubblico, è una parola di tre lettere e spero di interpretare il sentire di tutti, la parola è bis. Solisti veneti che ringrazio per la gentilezza con cui hanno risposto a questa richiesta. Tra l'altro c'è un'altra richiesta alla quale hanno avuto così, cederanno anche un'altra cosa fra poco, per fortuna, perché come vi dicevamo siamo in attesa di un collegamento, su questo schermo vedremo una serie di cose avvicendarsi fra poco. Lì nella sezione libri, so che è molto frequentata, che è una cosa strana, cioè molte persone escono da qui acquistando dei libri, che è una cosa strana ma succede, c'è uno in particolare che è questo, Un grande amore, l'autore Giuliano Montaldo. È ambigua questa espressione, un grande amore, e lo capirete dal filmato che stiamo guardando, perché si riferisce a una donna fenomenale che lui non a caso chiama la causa di tutti i suoi successi, che è Vera Pescarolo, che è stata ospite alla fiera assieme a lui, insomma, in più occasioni. Si parla di una collaborazione decennale, un'amicizia decennale, ma è un amore fatto di tre cose e cercheremo di vederle tutte e tre nell'attesa di questo collegamento. La prima è un sentimento, voi dite grazie. La seconda cosa è un impegno politico, perché il cinema di Giuliano Montaldo, non serve ricordarlo ma lo ricordiamo, Giordano Bruno, lo sceneggiato, mi cercavo il termine tecnico, lo sceneggiato Marco Polo con quelle Piazza San Marco ricreata, con le scene in Cina con i mongoli, insomma Sacco e Vanzetti, di cui vedremo un estratto fra poco con dei filmati d'epoca, sono dei film che hanno dato
la parola a chi la parola non ce l'aveva, visto che la fiera delle parole, insomma, lo raccontiamo. È una narrazione infinita di ingiustizie e di riscatti che in alcuni casi, come in quello che potremmo vedere, sono diventati riscatti nel mondo reale, cioè non era solo pellicola. A proposito di questo libro racconta 60 anni di vita insieme di due persone, i litigi di due persone, ma la cosa più bella che possiamo fare è questa. Siccome è molto difficile da raccontare, quindi non mi prenderò questo impegno, Fabrizio Corallo, che ringraziamo, ci ha dato insomma, l'esclusiva di un filmato, vedremo alcuni estratti di un documentario prodotto da lui, realizzato da lui e prodotto per Rai Cinema, che racconta appunto questa storia d'amore, di cui poi trovate il libro lì, e anche tutta una serie di cose. Quindi chiederei il primo estratto per vederlo insieme. E dopo questa avventura, mentre stavo già meditando di lasciare il cinema, arriva una telefonata di un produttore, Leo Pescarolo. Vado da lui, nel suo studio, e vedo un'immagine indimenticabile. Una creatura splendida. È là, nella stanza. Mi guarda, mi sorride. La voce ancora più robusta. Avanti, cosa fa l'impalato? È mia sorella, è mia socia. Io le propongo un film. E propongo di leggere questo libro. Boh. Io prendo il libro, guardo lei. Come dimenticare quel giorno? Una proposta di lavoro e un colpo al cuore. Tu l'hai avuto un colpo al cuore? No. Non me lo sai. No. Oh, mi ricordo questi occhi celesti, meravigliosi, ho pensato che eri matto. Ancora oggi? Oggi più di prima. Ma non è che mi hai fatto diventare matto, no, tu? No. Io sono il bastone della tua vecchiaia. Bastone lo tieni qua per fortuna. E, senti, amore mio, io ho detto a tuo fratello, mi piace una bella storia, affascinante. Visto che sua sorella lavora con lei, potrebbe seguire la lavorazione del film con me? No, mi dice lui, lavora in un altro film. Perché era geloso. Era geloso. E tu eri gelosa di me? Quando? Quando mi hai conosciuto, hai detto, ma quello me lo tengo. Io no, ma non me ne fregava niente. No, Poi sei diventato il mio più grande amico. E questa è la fregatura. Ti ho detto che non potevamo avere dei rapporti passionali, perché eri un amico meraviglioso che non volevo perdere e che io mandavo sempre tutto in rovina, perché non reggevo. E io ti ho dato retta? No, mi sei saltato addosso. Mi sono saltato addosso? Non raccontiamolo. Stavamo a chiacchierare ore, veniva a trovarmi. Ogni scusa era buona, però non volevo avere un flirt con lui. Io stavo preparando un film a Sorrento. E un weekend mi sono portata l'architetto. Segretario dell'edizione. E siamo andati a fare il weekend a Procida da papà e la mamma, che hanno organizzato una cena. Allora io vado a trovare Vera a Procida, le due Vere, perché Vera mamma e Vera figlia si chiamano uguali, Leonardo figlio e Leonardo papà si chiamano uguali. Allora incontro questa bellissima signora, bacio la mano, poi mi guarda e mi dice, ma noi non ci siamo già incontrati? Allora ho detto, se io avessi incontrato una signora come lei, non l'avrei mai dimenticato quell'incontro. Oh, che bello. E incontro anche il comandante, un bell'uomo alto, elegante, e andiamo a tavola. E a un certo punto è il momento della torta. A voce alta dico, io ti amo. Il papà rimane basito, si toglie gli occhiali. La mamma ride. E lei fa, ma cosa c'entra? Se ti amo c'entra. E dico al comandante, posso parlarle?
sì, andiamo di là. Io gli dico, io amo Vera. E ho sentito. E lei cosa dice? Non dice niente. Beh, ci vuole pazienza. Anche la sua mamma ci ha messo un po'. E a proposito di Gott mit uns, tutta la parte tedesca, avevo anche dei ricordi da bambina, per cui mi affascinava moltissimo. Vera è con me finalmente. Diventa il mio collaboratore ufficiale alla regia. Accade che un pomeriggio piove a dirotto. Si stanno vestendo, probabilmente smette di piovere. E dico, mettila a posto, forza che ci siamo, Vera, camminare! E lei sprofondava nel fango. Mi si volta, mi guarda, vai Vera, forza, coraggio! Veloce, mi guarda veloce. Ancora, poi va, e giriamo. Dopo girato stop, lei arriva verso di me e mi fa, ricordati, quando giri sei il mio capo, ma quando poi saremo a Roma il capo sono io e ti faccio fare tutta Prati a piedi nudi nel fango, basta, e va via. Dopo due ore gli ho chiesto scusa. Io, quando l'ho conosciuta, mi sono innamorato e questo amore continua perfetto. La voglio sempre accanto, anche se delle volte mi fa un po' arrabbiare, ma gli piace, perché gli piace fare pace. Quando facciamo pace, ci abbracciamo, ci baciamo. In realtà, lo sa bene, che senza di lei non avrei fatto questo mestiere. E questo non lo posso dimenticare, ed è il mio cappello in mano a dirgli ancora una volta, poi me lo rimetto, grazie, perché veramente è stata una compagna di vita meravigliosa. Tutto tu sei per me. Cosa vuoi fare da grande? Vorrei crescere prima di tutto e poi, ti dico la verità, vorrei visitare certi posti che insieme abbiamo amato. Penso a Rio de Janeiro. Ah, che divertente. Penso a San Pietroburgo. Bello. Penso a Parigi, dove siamo stati. Beh, Parigi, benissimo. Adoro, ci avevo anche. E sai che mi piacerebbe anche rivedere San Francisco? Sì. Ah, sì. E tu cosa vorresti fare? Io vorrei andare coi mongoli, come ha fatto la mia amica cinese, Amy. È andata in Cina quest'estate, era 45 gradi, ha preso una macchina in affitto con una sua amica, è andata a prendere il fresco in Mongolia. Sì, però dobbiamo comprare anche un cammello e una yurta. No, no, basta la macchina. E dove dormiamo in macchina? Con i mongoli. La yurta? Sì, perché no? Io vado dove vuoi. Partiremo per la Mongolia. Va bene, amore. Grazie, grazie. So much love, so much love, I will live to give to you. Come si dice in queste occasioni, ci sono tra noi quelli che si sono commossi e quelli che mentono. Funziona un po' così. Vera Pescarolo e Giuliano Montaldo sono due personaggi incredibili. Io non so se sono già, insomma, sapremo quando saranno in collegamento, se stanno già vedendo, però insomma voi state assistendo a qualcosa di... insomma, è una storia rara e potente. Gott mit uns, I demoni di San Pietroburgo, c'è tantissimo cinema e c'è tantissimo, come vedete, c'è una vita intera dietro. Una vita che viene raccontata in 130 pagine, con immagini rare, eccetera. Scusate il momento mastrota, ma è perché il libro è lì e secondo me...
è un peccato perderlo, visto quello che avete visto. Il secondo estratto del documentario che vediamo adesso, visto che abbiamo la fortuna di averlo qui e visto che anche il cinema ci è mancato per molti mesi, riguarda un film in particolare, che è Sacco e Vanzetti. Prima, quando sono sceso, uno spettatore mi ha detto che non si cambia il mondo col cinema, a parte che secondo me non è vero. È errato dire che Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo hanno cambiato il mondo con questo film in particolare, ma hanno riabilitato due figure, cioè sono riuscite a cambiare degli atti giudiziari, che in alcuni casi è anche qualcosa di più difficile. Vediamo questo estratto al termine di questo momento, visto che il film è stato reso immortale dalla musica di Ennio Morricone, i solisti veneti ci faranno un altro regalo direttamente collegato. Grazie. Conoscevo Sacco e Vanzetti come due nomi di vittime dell'intolleranza. Vado a Genova, nel quartiere operaio a Sant'Elena, e c'è una pièce teatrale. Che ti ho segnalato io perché stavo girando. Già. Io All'Italcide. ero andato a trovare Vera e quando sono uscito ero sconvolto. Quando l'hanno arrestati, fino al 27, in Italia c'era il fascismo e non si sapeva niente di quei due. E allora torno a Roma e vado dal mio amico Fabrizio Nofri, che sa, e mi mette un po' al corrente. Quando loro sono partiti dall'Italia, non c'era né il Partito Comunista né il Partito Socialista. E quindi, quando erano lì, cosa voleva dire per loro anarchia? Sindacalismo. Significava difendere i lavoratori, l'unica organizzazione che c'era. Non c'era uno strumento così violento come poi è stato dipinto all'epoca. E poi succede che, arrivando il Partito Comunista, hanno paura, gli americani, che questo con gli immigrati possa essere un virus molto pericoloso, e in quell'occasione un'occasione per dire: guardate, sono soprattutto dei criminali. Quindi diventava politico assolutamente. Io l'ho trovato una cosa spaventosa, usare due innocenti come esempio di criminalità. Non abbiamo il porto d'armi. Non sa ci spiega. Tanto buono. Italiani. E devo dire che è stata una lavorazione molto affascinante, di attori straordinari. A proposito di Volonté, di Cucciola, erano oltre dei grandi artisti e anche delle meravigliose persone. Non abbiamo avuto problemi. Gianmaria era molto sempre dentro nel personaggio, ma tantissimo anche Cucciola. Sono alla pari assolutamente. Ricorrere. Adesso avete finito di fare comizi. Io non voglio essere un martire politico. Voglio vivere. Vive! Anch'io voglio vivere, ma in un altro modo. Noi siamo stati molto amici di Ennio Morricone e Vera molto amica di Maria, la sua compagna meravigliosa. E io dico: ci vorrebbe una ballata, l'epoca delle ballate. Lui mi guarda e fa: la canti te? E se vuoi la canto, ma sarebbe meglio la Bais. E vado a trovare quella. Magari. E finisce così. Devo andare in America a cercare materiale di repertorio sulle manifestazioni. Mi fermo a New York, vado in albergo, l'indomani mattina scendo. Furio Colombo. Furio, Giuliano, cosa fai qua? Sono qua sperando di realizzare Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti, ma che bella idea! Ma formidabile! Sì, Furio, spero anche di incontrare la gente o la base, chissà dov'è. Io lo so dov'è stasera. Dov'è? A casa mia. Come? Sì, vieni a cena a casa mia stasera. Fermati,
mi aspetti un secondo, sono salito su, ho preso il copione in inglese, l'ho portato giù, ti lo dai per favore, Cristian Morricone impazzirebbe per... Andiamo dopo stasera, stai tranquillo. All'indomani, in albergo, mi telefona questa signora per dirmi, ok, ci sono. Quando è uscito, i giovani hanno aggredito il cinema, un trionfo in quasi tutto il mondo. E continua a circolare, continua a far discutere. È stato un film profondamente onesto e profondamente dalla parte del cervello, del cuore. E i ragazzi allora erano meravigliosi, capito? Di tutti i paesi, è incredibile. Per le strade gruppi di giovani recitano le lettere di Bartolomeo e Nicola. Anche chi non vuole finisce per essere coinvolto in qualche modo. Chi c'era è quasi forzato a ricordare. I ragazzi dell'Università di Giurisprudenza di Boston, visto il film al cinema, incominciarono a andare nell'archivio del tribunale a cercare enormi cartamenti. È durato anni e hanno detto questo è un delitto di Stato. Allora si sono presentati da Dukakis, il governatore del Massachusetts, gli hanno documentato queste follie giudiziarie. Il giorno della riabilitazione io ero a Boston e lui ha detto che era grato agli studenti. Il film è stato il volano. Il film è stato il volano di questa, brava Vera, di questo movimento e quindi aveva deciso della riabilitazione degli italiani. A Boston, nell'aula del Senato dello Stato del Massachusetts, il governatore Michael Dukakis proclama il 23 agosto 1977, 50 anni dopo l'esecuzione, Sacco and Vanzetti Day. E il governatore dichiara che ogni stigma ed onta venga per sempre cancellata dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dai nomi delle loro famiglie e discendenti e dal nome del nostro Stato. After World War I, there was a great feeling of hysteria.
Here's to you, Nicola and Bart, i solisti veneti, grazie mille anche per questo. Grazie mille, grazie mille. No, è interessante che per praticamente un anno siamo stati senza concerti, senza cinema e senza libri, e in questo momento avete tutto contemporaneamente, come uno che non mangia per giorni e poi mangia primo contorno, tutto insieme. Che cosa succede? Molte cose avvengono all'interno di questo libro e all'interno del documentario, solo che il documentario dura molto tempo, quindi non riusciamo a vederlo per intero, però una cosa da segnalare, perché riguarda il prossimo video che vedremo, che è un piccolo video al quale seguirà un saluto speciale fatto apposta per la Fiera delle Parole, è questo. La figura di Giuliano Montaldo e di Vera Pescarolo riguarda anche la scoperta di talenti giovani, nel senso che sia all'interno di questo libro sia all'interno del documentario vengono spesso nominate delle figure che vengono designate non solo come eredi ma come fonti di stupore. È interessante che una persona di 91 anni dica in più occasioni vediamo che cosa la vita ci riserverà, vediamo che cosa succederà ancora. E questo nasce proprio dalla scoperta di persone che sono capaci a fare bene quello che è a tutti gli effetti un mestiere che, adesso ho paura a usare di nuovo questa espressione, che può cambiare il mondo, che comunque può cambiare almeno il ricordo che noi abbiamo della storia. La frase finale di questo documentario, era un estratto di un giornale americano, diceva c'è un crescente clima di isteria verso gli, dopo la prima guerra mondiale c'era un crescente clima di isteria verso gli stranieri e di tutto ciò che non conoscevamo. Le cose magari non cambiano così velocemente, ma poi quando, grazie a film come questo, grazie al fatto che vengono riproposti costantemente, per fortuna le cose possono cambiare. Noi siamo in attesa di Giuliano Montaldo in persona, ma prima c'è un saluto particolare che verrà introdotto da un altro estratto del documentario. Durante la preparazione del film hanno lavorato benissimo, la sceneggiatura è molto bella, molto affascinante. Scarpelli col suo figlio e c'era un giovane che io avevo conosciuto al Centro Sperimentale, Pirzì. Caterina D'Amico, che allora aveva un ruolo importante, mi propose di insegnare regia. Prima mi aveva chiamato per fare la selezione dei ragazzi, c'era anche Angelo Scarpelli. Uno era un certo Virzì, che fece subito delle sparate meravigliose, raccontava delle storie stupende. E Scarpelli mi dice, io questo me lo prendo con me a lavorare. Forse l'allievo che ci ha incantato di più. Eccolo, e visto che si parlava prima delle difficoltà organizzative che ci possono essere, Paolo Virzì in questo momento si trova in un luogo, perché sta montando il suo film, in cui internet non c'è. Voi direte, ne esistono ancora? Sì, ne esistono ancora, però ci ha tenuto particolarmente ad esserci perché Giuliano Montaldo è il suo maestro, insomma. E quindi ci ha mandato un video apposta per questo pomeriggio, che chiedo di mandare. Salve, io vorrei con questo video mandare tutto il mio affetto e la mia ammirazione e la mia gratitudine al grandissimo Giulianone Montaldo, che è stato per me più di un maestro, è stato, diciamo, un papà, è colui che mi ha accolto, che mi ha esaminato al tremendo esame d'ammissione, perlomeno temutissimo da me, al Centro Sperimentale di Cinematografia. È stato il primo regista, grande regista, per il quale ho collaborato da sceneggiatore. È stato un maestro di cinema e di vita. È stato bellissimo essere consolato e coccolato e incoraggiato da un uomo con questa dolcezza, con questa umanità, con questo spirito di cittadino democratico, sempre attento alla società, al
secondo agli ultimi, con questa sua capacità di narratore avventuroso e umano, e sono qui per festeggiare questa notizia bellissima dell'uscita del suo libro Un grande amore. Che racconta per l'appunto un'altra bellissima storia, una storia che peraltro, quella con Vera, dovete sapere una cosa, che una volta a Livorno, io ero ancora un ragazzino, avevo ancora un bel po' di capelli, Giuliano incontrò mia madre e le fece il baciamano. Mia mamma non aveva mai avuto un bacio, un gesto così galante in vita sua, e rimase incantata e mi disse: "Che uomo bellissimo con quegli occhi celesti!" E gli dissi: "Guarda, mamma, che lui c'ha Vera, ce l'ha già un grande amore, non ci sono speranze per te." E in effetti non vedo l'ora di leggere questo libro che racconta questa storia d'amore. Io ho visto con i miei occhi l'intesa e il divertimento che lega queste due persone. Vera è una donna stupenda, spiritosissima, anche dissacrante, ed è complementare alla dolcezza e alla pazienza di Giuliano. Sono insieme uno spettacolo da guardare, di amore e di vita, diciamo. E quindi nulla, ci tengo davvero a far giungere tutto, tutto, tutto il mio amore a questa bellissima storia d'amore. Paolo Virzì. Adesso, mentre siamo in attesa del collegamento, le parole che non avete capito di Paolo Virzì, ciascuno di voi proporrà un testo alternativo, i migliori verranno premiati in gettoni d'oro. No, siccome siamo in attesa che questa cosa succeda, adesso non lo dirò più, che dipende da una serie di fattori e da una serie di cose, è l'occasione per ricordare che cosa si capisce quando quello che è sul palco sta prendendo tempo, adesso. È l'occasione per ricordare quanto difficile organizzare una rassegna come questa. Nel senso che i fattori che decidono che cosa succeda sono molti, però una delle cose positive è questa. Se non ci fosse stata questa attesa da fare, noi non avremmo visto questi estratti del documentario di Fabrizio Corallo, che credo siano stati un momento insomma, di condivisione per tutti. Adesso sto zitto e voi mi fischiate, facciamo così. No, vi chiedo un attimo, no, no, non applausi, ma opere di bene, fate almeno, nel senso, quanti di voi rimangono anche all'evento successivo? Perché ci vorrà del tempo. Sulle mani, ah, ma non ho gli occhiali, quindi non vedo, anche se alzate la mano. Non ho idea, non ho idea. È l'occasione, magari durante l'attesa riusciamo a vedere tutta la serie di Marco Polo, che sono 18 ore. No, poi la cosa bella che non succederà è che comunque sarà fatta prima una prova tecnica. Beh, approfittiamone per fare una cosa. Allora, siccome c'è sempre il saluto istituzionale iniziale, ma c'è della gente che lavora per 5 giorni ininterrottamente, e ne approfittiamo per ringraziarle. Cosa ne dice? Cosa ne dite? Tutto ciò che vedete in questo schermo, che vedete da casa, chi assiste nelle dirette, sono merito di Andrea Cavaliere, per il quale vi chiedo un primo applauso. Approfittiamone perché è una cosa bella. Allora, se riuscite a sentire da queste casse, dipende da Giacomo Zilio, che è il fonico, quindi un applauso anche per lui. Beh, abbiamo la fortuna che lo staff della Fiera delle Parole è composto di una trentina di persone, quindi adesso ve li nomino tutti. No, abbiate pazienza, però è una cosa molto bella. Collegarsi con una persona, insomma, una persona di questa importanza, di quell'età, che è una cosa che non è un piccolo dettaglio, e a Roma, che è una città con tutte le sue complicazioni. Ringrazio Giulia Bertà, che coordina tutti i volontari. I volontari sono quelli dai quali andate quando siamo in ritardo di un quarto d'ora e dite: "Io sono qui da un quarto d'ora", e loro sono qui da 5 giorni, magari. Quindi ringraziamo Giulia Bertà, che in questo momento non vedo. Ok, abbiamo il collegamento pronto. Applauso. Giuliano Montaldo, ci sente? Eccomi qua, salute a tutti voi, è un piacere vedervi. Normalmente queste feste organizzate nel vostro meraviglioso locale sono sempre tutti gli anni che posso. Ma questa volta sono un po' malandato, ma sono felice di essere con voi. Saluto a tutti voi, signori e signore.
Ci è mancato tantissimo quest'oggi, abbiamo visto alcune scene del documentario di Fabrizio Corallo nella commozione generale, anche nelle risate, vedendo le scene di lei e di Vera, l'emozione è tantissima qui. Allora, grazie, ecco. Sono felice. C'è una persona in particolare che vorrebbe salutarla e quindi credo si sia messa davanti alla telecamera in questo momento. No. Vediamo chi è. Esatto. Beh, lo immaginerà chi è, perché qui c'è mancato... È mancato la Costa? Esatto. Ecco, mi ha rovinato la sorpresa, maestro. Vediamo chi è. Vediamo se la sente. Eccoci. Sto aspettando la sorpresa. Colpo di scena. Colpo di scena. Un applauso, amica cara. Ciao. Ciao, sono sempre venuto io, lo sai, no? Ciao Giuliano. Eccomi. Ciao, ma io non vedo niente. Comunque volevo solo salutarlo. Ti voglio bene tanto, lo sai. Ciao. Io a voi tutti. Sai che appena potevo io sono sempre venuto da te. Tutte le volte che mi hai chiamato sono venuto. Ed è sempre bello vedere questa sala piena di persone, sempre molto legate alle tue avventure meravigliose. Abbiamo... Cultura, una parola bella che si pronuncia poco. Tu sei molto proiettata verso questa parola. Cultura, informazione, spettacolo, libri, storia. Evviva ragazzi, io vi voglio bene, vi voglio bene. Abbiamo visto un momento in cui lei partiva dal raccontare Tiro al piccione, in cui dice il piccione ero io a causa della critica, però c'è questa sala piena di persone che la stanno applaudendo. Vorremmo sapere se quando ha realizzato i suoi primi film si immaginava perché per così tanti anni l'affetto l'avrebbe raggiunta. Ma devo dire la verità che io, quando mi hanno dato quel libro da leggere, che è una storia biografica di Giorgio Rimanelli, Tiro al piccione, ho pensato che era bello raccontare anche di uno che si accorge di avere sbagliato strada. E quindi un ragazzo, Romanelli, ma insomma ha scritto il libro, che è morto il papà in guerra, decorato, eroicamente, così si dice, e lui decide, quando c'è la Fondazione della Repubblica Sociale, di arruolarsi giovane volontario lì. Io ho pensato che era anche giusto raccontare la storia di un ragazzo che ha sbagliato strada e si accorge soltanto verso la fine che quella strada che aveva scelto era sbagliata. Il film è uscito a Venezia, al Festival, con un grande successo di pubblico, e invece la critica di destra e di sinistra ha fatto in modo che, appunto, come dice il piccione ero io, mi hanno tirato addosso critiche. Per la verità, poi il film, 3 anni fa, è stato ripresentato a Venezia con grande successo e una bella critica. Insomma, ogni tanto può cadere un errore, non mio, l'intolleranza degli altri, perché per la sinistra non si doveva parlare di loro, la destra era furiosa perché parlavo di uno che ha sbagliato strada. E in mezzo c'ero io e ero molto demoralizzato, perché dopo aver fatto l'aiuto a Lizzani, a Petri, a Pontecorvo, dei bravi registi che mi avevano anche insegnato un po' bene, aver sbagliato, secondo la critica, mi aveva molto demoralizzato. Poi ho avuto la fortuna di essere stato chiamato da un produttore per darmi forza e coraggio, ma soprattutto forza e coraggio l'ho avuta da una signora che ho incontrato. Questa signora mi ha dato, sì, tanta energia, tanta voglia di combattere, di fare, di proseguire. Insieme a lei, per 60 anni, siamo stati uniti. Ho scritto un libro, appunto, si chiama Un grande amore,
che racconta questa nostra avventura. Nel mio dramma del primo film e poi della soddisfazione di aver girato il mondo dappertutto per girare film con, vabbè, per non parlare di della televisione con Marco Polo, dove dalla Cina alla Mongolia, al Golfo Persico, al Pamir, mamma mia, è stata un'avventura meravigliosa, molto faticosa, ma che ha fatto girare il mondo ed è stato poi venduto in 47 paesi del mondo, quella serie. Insomma, poi dopo, con la mia sofferenza per l'intolleranza, ho raccontato Sacha Vanzetti, Giordano Bruno, God Be Tons, L'Agnese va a morire, sempre con grande fatica, ma con grande orgoglio di averli fatti per me, perché significava sempre combattere contro l'intolleranza, che è l'origine di ogni delitto, di ogni catastrofe. L'intolleranza porta alle guerre, porta al razzismo, porta all'odio. Io soffro per l'intolleranza e voglio combatterla. E ci ho provato. Grazie ragazzi. E ragazzi, rispetto alla mia età, anche se vi vedo di schiena, ho capito che siete ragazzi. Io ho fatto 70 anni di cinema, adesso ho chiuso la Sala Cinesca, tra pochi mesi ne ho 92, ma ancora provo a parlarvi e dirvi una cosa. Vi voglio bene. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Grazie infinite a Giuliano Montaldo. Vedo ci sono delle persone che si alzano in questo momento, quindi sta nascendo. Diciamo, è emozionante come se lei fosse qui. Quindi la sala di Padova. Fate conto che io sono lì con voi e vi abbraccio uno per uno, perché sono sempre stato lì accanto a lei, perché la mia amica Bruna è una bella combattente e quando fa le cose le fa così, sempre con tanto pubblico e con tanto ardore e tanto amore per quello che lei fa e per quello che voi partecipate. Grazie, vi voglio bene. Addio. Grazie mille. Con tutto il cuore. Giuliano Montaldo, grazie mille maestro. Ciao cari. Giuliano Montaldo, alla fiera delle parole. Ci vediamo fra mezz'ora, fate i bravi.